è universalmente riconosciuto che è molto difficile. Che cosa ha questo corso di così particolare per far sì che le persone riescano veramente a smettere di fumare, almeno per un lungo periodo? Allora, uno, a me ha impressionato, sempre tra virgolette, la parola truffa. Ok? È veramente una truffa. Cioè, sei aggirato da questo sistema fumo, da questa dipendenza alla nicotina. Cioè, fanno sì che tu, una volta entrato in questo giro maledetto, tu abbia veramente difficoltà ad uscire. E parla un soggetto, io, che almeno nella mia vita ho provato a smettere, sto parlando tra virgolette con un successo, voglio dire un minimo di un mese, e più di 10 volte. Più di 10 volte. Nel corso della carriera di fumatore è durata quanto? 30 anni circa. Io per 10 volte più o meno ho smesso. Uno. Due, non c'entra nulla la forza di volontà. Cioè, le precedenti volte io basta, ho deciso di smettere di fumare e voglio vedere un po' se non riesco a smettere di guardare lo specchio, c'era questa sfida continua giornalmente. No, invece la consapevolezza dello schifo che introduci, la vera consapevolezza. Devo dire, da un punto di vista, dal punto di vista economico, non molto, ma non perché io sia ricco, cioè, per carità, non vorrei da domani avere la finanza a casa, pratico. No, dal punto di vista economico. Non incideva. Ma no, perché erano, voglio dire, esatto, erano sulle 10 sigarette al giorno, voglio dire 2 euro al giorno, invece che a me, non so, prendere l'aperitivo, che non lo prendo. Non è, invece la consapevolezza del fatto che effettivamente è veramente schifosa la cosa. Ed è schifosa sia da un punto di vista sanitario, ma anche da un sanitario, punto di vista del sistema. Sì, del sistema, poi percepisci determinati odori, determinate, vivi determinate situazioni, determinate cose che ti fanno veramente essere consapevole dello schifo che praticamente ti è stato attorno per una vita, per 30 anni. Allora, quindi dica. Smettere di fumare è questo corso. Sì, ma ha reso consapevole. Se proprio devo trovare la definizione giusta, mi ha reso consapevole di cosa significa non fumare. Quanto è passato da quando ha fatto il corso? Era 20 novembre, 22 novembre, non penso, non ricordo benissimo neanche la data, non è che sono... E sono un paio di mesi. Sì, 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 un paio di mesi tutti, un paio di mesi tutti. Quindi è stato, l'ha poi consigliato alla... Sì, e spero a seguito delle informazioni che riceverò oggi, voglio dire, di perseguire anche la cosa in azienda, voglio dire in denso, dove lavoro, dove mi occupo di sanità, e spero che di invogliare altre persone a seguire il mio percorso, Sarebbe, voglio dire, l'ottenimento di un successo anche professionale, certo. Per carità, con l'aiuto ovviamente di Skill Lab e di tutte le sue collaboratrici. Grazie. Prego.